Sylvie Lubamba, la soubrette del surreale, come è stata definita dai media nazionali, sul set di Guado è una ventata di vulcanica sensualità nel film per la regia di Egidio Carbone, girato interamente a Napoli e che tinge di metafisico la realtà, il suo personaggio colora la storia della maschera ribelle che conduce verso la libertà. Sylvie Lubamba racconta la sua partecipazione. Ah, il mio ruolo? Ah sì, il mio ruolo. Allora, il mio ruolo è di una bambola in vetrina, ferma, completamente immobile. Mi piace molto il titolo, mi ispira parecchio. E quando me l'hanno comunicato ho esclamato: ah, ma che bel titolo, Guado! Che significherà Guado? Guardo? Non lo so, sono un po' ignorante. Oppure un titolo, ogni titolo ha un significato, no? Ma non è soltanto il titolo ad averla convinta a partecipare, la trama della donna potente che giunta a Napoli si perde per ritrovarsi l'ha incuriosita tanto da farla essere nella squadra di artisti nazionali come Patrizio Rispo che hanno preso parte al film corto. Tra l'altro, specialmente nel nostro mondo, ci sono le persone che non hanno voglia, oppure non so, sono pigri, si fermano all'apparire, non vogliono andare oltre. Io sono una di quelle persone che invece mi piace andare oltre l'apparire, quindi conoscere la persona, specialmente quelle persone che sono sempre sulla bocca di tutti e criticate. Secondo me hanno qualcosa, quindi sono, a me più che allontanarmi mi incuriosiscono. C'è gente che si allontana, comunque che si avvale delle voci, che alimenta queste voci, no? Che si fida di queste voci. Io invece no. A me piace andare oltre, mi piace conoscere e poi dopodiché esprimere un mio giudizio. E con il suo solito humor spiega uno degli elementi forti e distintivi di questo film corto che sperimenta la teoria dell'attore costitutivo di carbone, pochi dialoghi per lasciare spazio ad eloquenti immagini. Ma dunque, il corto, grazie al cielo, è muto, così almeno non devo concentrarmi a studiare battute, magari fare la figuraccia di ripetere e bloccare tutto un cast per colpa magari di una mia dimenticanza o poca concentrazione. Ma poi dipende, talvolta mi capita che sia buona anche la prima, però mi è capitato spesso che ho dovuto ripetere le battute, non più di due volte. Sono un essere umano e quindi poi ho 41 anni, non ho più 20 anni, per cui che si dà molto da fare, quindi fa mille, vuole fare tante cose, per cui chi vuole fare tante cose riesce a farle, non riesce a farne una perfetta. Vabbè.